Vi prego di accomodarvi, riprendiamo in orario i lavori come da programma, dopo il ritardo di questa mattina, siamo riusciti però a recuperare. E come Lorenzo. E allora abbiamo un momento, come dire, un po' diverso rispetto ai vari panel, un momento che mi fa molto piacere poter raccontare. Il 3 maggio scorso, in occasione di un convegno che abbiamo organizzato, anche quello con la Commissione europea alla Sapienza di Roma sul futuro dell'Unione economica e monetaria, abbiamo lanciato una call for papers, come dire, chiedendo a giovani ricercatori delle proposte, delle idee da portare sui tavoli più importanti, da far leggere e magari poi, chissà, anche applicare almeno in parte. Questo processo si è chiuso grazie al lavoro dei giurati che erano rappresentanti della Commissione europea e di ONews poco tempo fa. Abbiamo il vincitore. L'occasione oggi è di premiarlo. Il premio consiste in un attestato di riconoscimento, speriamo soprattutto nella visibilità del suo paper, che ovviamente oggi pubblichiamo sul nostro sito insieme agli altri 5 finalisti, e in più un viaggio a Bruxelles in cui avrà l'occasione di conoscere le istituzioni di cui ha scritto nel suo paper. Allora, vi presento il vincitore, che è Francesco Nicoli, che prego di raggiungersi. E chiamo a premiarlo il presidente di Intesa San Paolo, Grospietro. Questo è l'atto, diciamo. Allora, io vorrei congratularmi con Francesco Nicoli perché ha scritto un paper fantastico, From Governance to Government. Partendo dal presupposto che noi abbiamo costruito un'unione monetaria, quindi una moneta che è, come lui scrive, una caratteristica degli stati, ma non abbiamo alcune cose che agli stati servono, e cioè una politica fiscale unica, una politica economica unica. Il suo paper parla proprio dei modi con i quali si può arrivare a una budgetary policy e suggerisce un percorso per arrivarci. Ottimo, congratulazioni. Prego. C'è anche il dottor Buti, a cui chiedo, come parte di questa iniziativa, di fare una chiosa, diciamo, sul premio a Bruxelles. Bene, grazie. Io spero che il viaggio a Bruxelles non sia né di novembre né di febbraio, perché altrimenti senz'altro beneficiare dell'interazione con le istituzioni, ma non molto del resto dell'ambiente. No, mi congratulo anch'io, il tema è assolutamente di altissima attualità, tra l'altro forse ne discuteremo anche un po' più tardi. Io quando tu vieni a Bruxelles, senz'altro aprirò la mia direzione generale, quindi affari economici e finanziari, per interagire con i nostri funzionari. Noi stiamo lavorando esattamente su questi temi in vista del libro bianco che la Commissione presenterà in vista del vertice a marzo prossimo, proprio qui a Roma, per il 60° anniversario della creazione dell'Unione Europea. Quindi il percorso, quindi non solo l'equilibrio finale di un'unione fiscale che deve essere disegnata, ma anche il percorso è assolutamente essenziale. Quindi il tema è proprio di grandissima attualità e io non l'ho ancora letto il paper, ma lo farò con grandissimo piacere e interesse. Complimenti ancora. Grazie. Grazie veramente. Il premio. Allora. Microfono e premio.
Grazie. Lasciamo 5 minuti per raccontare brevemente il documento. Prego. Questo microfono anche funziona? Perfetto. Quindi una presentazione di 5 minuti.
poter dare un giudizio, ma intanto ci siamo un po' tutti esercitati nel chiederci quali sono le conseguenze del mettere assieme tutte le indicazioni dirette o indirette che vengono dalla nuova amministrazione americana in termini di politica fiscale, di politica della tassazione, di politica commerciale. Quello che possiamo dire con meno incertezza a seguito di queste vicende, almeno quello che viene colpisce, è che forse dal punto di vista dell'ambiente monetario si sta uscendo da una situazione di prolungata inflazione zero negativa e quindi di tassi che cominciano a ritornare su. Vedremo se questo è un vero cambiamento di regime. La mia personale sensazione, per quello che vale, è che come se i mercati aspettassero una scusa per riprendere a credere nell'inflazione e di conseguenza tradurre questo in termini di scelte sui mercati, di prezzi dei bonds e di relativi tassi di interesse. Ma fatemi venire alla questione dell'incertezza in Europa, che poi è il tema sul quale dedicherò il resto dei miei minuti. Come sta l'Europa? Dal punto di vista della performance economica non sta benissimo, va avanti, si cresce troppo poco, la disoccupazione diminuisce ma è ancora elevata, ci sono ancora fonti di fragilità che vanno aggredite ed eliminate, ma c'è anche una forte incertezza politica in Europa. Entriamo in una stagione articolata di eventi elettorali, a prescindere dal referendum in Italia. Ci sono, come sapete, elezioni nei prossimi mesi in Olanda, in Francia, in Germania. E di fronte a scadenze elettorali così importanti, in paesi importanti, ma in qualche modo tra loro interconnessi, perché c'è anche una integrazione politica, un'interdipendenza politica, la scelta di politica economica in molti dei governi, almeno di quelli che andranno alle elezioni, sembra essere un atteggiamento di attesa. L'agenda europea viene in qualche modo raffreddata. Non ci si imbarca in grandi processi di trasformazione in un orizzonte temporale breve, non sapendo quale sarà il post-orizzonte elettorale in molti paesi. Quindi c'è la combinazione di una debolezza, chiamiamola così, economica in Europa con una insufficiente risposta di politica. Questo è un problema, perché, almeno per me, perché invece l'Europa ha un grande bisogno di cambiamento, ha un grande bisogno di declinare in modo nuovo il suo tratto, come dire, primitivo, che è quello dell'integrazione. L'Europa ha sempre progredito con forme diverse, complesse di integrazione, deve continuare a farlo. Tornare indietro, oggi soprattutto, sarebbe quantomeno controproducente. Ma cosa vuol dire integrazione? L'integrazione è una strategia, è un modo di gestire i problemi, è quasi uno strumento più che un fine, che deve essere messo al servizio di quelle che sono le priorità dell'Europa. E naturalmente qui ognuno ha le sue, cito le mie visto che sto parlando. Di nuovo crescita e occupazione insoddisfacente, ma anche sempre più inclusione sociale, che si articola in vari modi. E poi, certamente, una grande priorità molto europea, che è quella della gestione dell'immigrazione, fenomeno tutt'altro che passeggero e che, secondo molti, e io sono d'accordo, sarà una sfida per molti anni. Quindi sarebbe desiderabile, auspicabile, sarebbe necessario in realtà, che ci fosse una strategia europea al di là dell'orizzonte elettorale. Costruire una strategia europea, qualunque strategia europea, è sempre stato molto complicato. Bisogna mettere insieme varie componenti,
bisogna costruire su quello che c'è, cambiare quello che c'è quando serve, ma soprattutto avere una idea strategica in mente. Bisogna avere un'idea strategica affinché i passi successivi, i building blocks che via via si mettono sul tavolo, siano tra loro coerenti. Se si guarda alla strategia di crescita, ormai, come ben noto a tutti quelli che sono qui, c'è una sorta di consenso generale. La crescita è una cosa complessa, se non deve essere effimera. Richiede lo sforzo e il contributo di tutti gli strumenti di politica economica, da quella monetaria a quella fiscale, a quella strutturale. Tutte queste cose vanno declinate però cercando di metterle assieme e quindi secondo me quello che l'Europa deve fare è innovare in tutti i campi della politica economica tenendo sempre d'occhio la visione complessiva e poi tenendo d'occhio un altro ovvio elemento della, diciamo, connaturato all'Europa, che l'Europa è sempre, lo saprà ancora per lungo tempo, il frutto dell'interazione fra politiche nazionali e politiche europee. Quindi bisogna anche capire come questi due livelli, che a volte insistono sullo stesso terreno di azione, possano interagire. Quindi permettetemi di ripercorrere un elenco di misure che vanno viste non tanto come elenco, ma quanto come esempi, con da parte mia un atteggiamento molto ottimista di come si può costruire una politica europea. A cominciare dalla politica fiscale, lascio perdere la politica monetaria, non perché non sia importante. La politica fiscale, due cose. L'enfasi importante che viene proposta, a cominciare dalla Commissione, sulla qualità oltre che sulla quantità delle politiche di bilancio. Qualità che significa destinare risorse alla crescita oltre che all'inclusione sociale. Qualità che significa rifar dare un posto importante agli investimenti pubblici, che invece per molti anni sono stati la prima vittima dei piani di aggiustamento, spesso un po' brutale. Investimenti pubblici che hanno a che fare non solo con le risorse che servono e che vanno messe in bilancio, ma anche con i meccanismi di spesa. E il secondo elemento è legato a questo estremamente importante elemento che la Commissione ha voluto esplicitare ieri, che è la fiscal stance, e cioè l'idea, un'idea molto forte, che in un'area integrata, anche se ci sono politiche nazionali, queste vanno viste come insieme, quindi va fatta la domanda non solo al paese X, la tua politica è quella giusta, ma va fatta la domanda all'insieme dei paesi, se messi assieme, quindi se la stance non è solo nazionale ma è aggregata, che cosa ne esce fuori? È una idea che noi sosteniamo da tempo, non ne voglio assolutamente rivendicare la paternità, ma il governo italiano già da tempo aveva avanzato questa idea in concomitanza con un'altra idea che pure nei documenti della Commissione viene giustamente citato. È quello che dovrebbe fare un ministro delle finanze della zona euro. Non c'è il ministro delle finanze, ma c'è una funzione per un ministro delle finanze, inteso come istituzione. Quindi è un'ottima idea per due ragioni, perché è uno strumento in più ed è un'ottima idea perché in questo caso, io condivido, la raccomandazione che viene dalla Commissione è che ci sarebbe bisogno di una fiscal stance più espansiva, di un ammontare non indifferente, pari a 0,5%. Questo è un esempio di un processo che dovrebbe continuare, ponendosi in concreto la domanda come si fa a muoversi verso una unione fiscale, che ha molti aspetti, che ovviamente non sono trattati nella comunicazione della Commissione, non è questo lo scopo, ma che dovrebbero offrire l'esempio di come politiche specifiche devono essere inserite in un contesto più ampio. Altro aspetto, le politiche per l'occupazione. Qui ci sono varie cose che si possono dire, sicuramente rimane
prioritario insistere sulle misure strutturali. Le strutture dei mercati del lavoro sono fortemente differenziate tra tutti i paesi dell'area euro e anche dell'Unione Europea. Si può immaginare un maggior coordinamento, quantomeno una condivisione di strategie sulle agende strutturali, in modo che non tanto le regole siano le stesse, non è questo il punto, ma che si converga verso una similitudine di comportamenti, così che, per esempio, di fronte a uno stimolo di politica monetaria ovviamente unico, la risposta dei mercati del lavoro sia simile. E questa similitudine appunto passa per la ristrutturazione delle regole, il cambiamento delle regole, le misure strutturali. Anche qui c'è un altro aspetto, e se mi consentite un altro aspetto sostenuto dall'Italia da un po' di tempo, che riguarda invece la disoccupazione ciclica. Noi abbiamo proposto un meccanismo di assicurazione contro la disoccupazione ciclica per l'Unione Monetaria. È uno strumento relativamente semplice, che in alcune versioni potrebbe essere introdotto subito perché non richiede cambiamenti dei trattati, avrebbe un'importanza rilevante per migliorare il funzionamento di un'unione monetaria dove non c'è il tasso di cambio e dove in caso di aggiustamento lo sforzo si scarica sul livello d'occupazione oppure sul salario. Ed è un altro elemento, secondo me, un building block che va nella direzione giusta di non solo di un mercato del lavoro più resiliente, che fa pagare meno i costi di eventuali situazioni di crisi o di recessione ai lavoratori, ma aumenta anche la coesione e quindi la resilienza dell'Unione Monetaria. Altro capitolo, gli investimenti. E qui sto parlando degli investimenti pubblici da un punto di vista diverso, non tanto quelli nazionali quanto quelli inseriti nella piattaforma che è nota come Piano Juncker, che sta cominciando a dare dei frutti. Ricordo che l'Italia è uno dei principali utilizzatori delle facilities che il piano mette a disposizione. È uno strumento che andrebbe rafforzato, dovrebbe probabilmente estendere il suo campo d'azione quando si tratta di investimenti in infrastrutture. Ci sono infrastrutture materiali ma anche immateriali particolarmente rilevanti per la crescita basata sull'innovazione. Anche qui la proposta iniziale del piano Juncker è nata con la Commissione attualmente in carica proprio per rispondere all'esigenza di una crescita insufficiente e di un'occupazione stagnante in Europa. Si può fare molto, si può lavorare anche qui sul coinvolgimento più intenso di azione a livello europeo con azione a livello nazionale, per esempio le cosiddette banche nazionali di promozione, con un termine gergale, cassa depositi nel caso italiano, Caisse des Dépôts, eccetera. Altro elemento, le politiche strutturali, qui dico una cosa molto rapida, le politiche strutturali, le riforme strutturali servono dappertutto, le agende strutturali non finiscono mai, c'è sempre la prossima riforma da implementare e c'è sempre da tenere presente il fatto che le riforme richiedono tempo per dare pienamente i frutti, sì, se sono ben disegnate naturalmente, si completano a vicenda e hanno anche un aspetto che va tenuto presente in modo forse più incisivo di quanto non sia avvenuto, e cioè che le riforme hanno costi di breve termine che a volte si scaricano su segmenti della popolazione e quindi nel momento in cui si mettono in pratica bisogna tener conto di questi costi e a pensare a misure compensative. Questo è un terreno sul quale si può fare molti progressi. C'è tutta un'area legata alla politica sociale, alla lotta all'esclusione, alla lotta alla povertà, che andrebbe resa coerente con le riforme vicine, diciamo, le riforme del sistema previdenziale, le riforme del mercato del lavoro. Ultimo elemento di questo tentativo di costruzione per blocchi,
molto, molto modesta dell'Europa riguarda un vecchio elemento della strategia europea che io insisto sempre col riprendere perché sono convinto che può dare ancora moltissimo, che è il mercato interno. Il mercato interno, quando è stato introdotto in quanto ha generato risposte positive da parte dell'economia, da parte delle imprese, ha permesso una accelerazione della crescita che poi si è andata indebolendo. Il mercato interno come strumento, come strategia, oggi a mio avviso dovrebbe occuparsi di due aree, una che è già in cantiere, che ha a che fare con l'integrazione dei mercati finanziari, e qui veniamo ad un aspetto importante, cioè l'integrazione non solo della zona euro, ma dell'Unione Europea e della zona euro. Bisogna andare avanti col Capital Markets Union, era affidata al commissario inglese Jonathan Hill, adesso è affidata al vicepresidente Dombrovskis, se non sbaglio. È importante che rimanga ben visibile nell'agenda di policy europea. È importante anche che si considerino meglio le interazioni fra Capital Markets Union e Unione Bancaria. Sono due pezzi del sistema finanziario che rispondono a esigenze e regole diverse. Questo potrebbe essere un altro terreno su cui i paesi zona euro e i paesi non zona euro potrebbero collaborare di più. Poi c'è un altro elemento che invece non è in agenda, ma che, a cui io attribuisco molta importanza, che ha a che fare direttamente con le fonti di crescita. Un'economia che invecchia come quella europea deve trovare nella tecnologia e nell'innovazione la fonte principale di aumento della produttività. E io sono anche convinto che non è vero che la tecnologia sia un poderoso meccanismo di distruzione di lavoro, come a volte viene fatto pensare. Io sono molto più ottimista, anche perché bisogna guardare all'impatto sull'economia nel suo complesso per capire se poi i posti di lavoro sono di più o di meno e che tipo di posti di lavoro. Certo, bisogna agevolarlo, ma è possibile, anzi è indispensabile che sia così. Non è la prima volta che l'economia occidentale di mercato viene impattata da ondate di innovazione anche radicali e penso che si possa dire con tranquillità che alla fine i risultati netti sono stati positivi. L'innovazione in un'economia avanzata come la nostra, digitalizzata, in cui la conoscenza immateriale, l'ICT sono molto importanti, è qualcosa che beneficia anche della dimensione del mercato e richiede l'interazione di vari fattori, dal capitale umano alla finanza, alla ricerca in senso stretto, alla logistica, ai servizi avanzati. E questo deve avvenire su base continentale. Questo è quello che chiamo Innovation Union, cioè un'Unione Europea per l'innovazione, in cui si mettano insieme le sinergie a partire dai sistemi universitari e di ricerca fino all'integrazione sui mercati finanziari per passare alla liberalizzazione dei servizi che alla fine producono tramite innovazione più crescita e maggiore produttività. Ho quasi finito, nella mia lista. L'ultimo elemento riguarda l'immigrazione. L'immigrazione è, come dicevo prima, una sfida che resterà con noi per molto tempo e alla quale è indispensabile che l'Europa dia una risposta europea e che non si debba affidare a politiche di supplenza nazionali per quanto importanti. È un discorso complesso che io interrompo subito, ma ricordo che dovrebbe avere due pilastri strategici. Il primo pilastro lo possiamo chiamare la gestione delle frontiere, la frontiera in senso positivo, non in senso difensivo, ma in senso di soglia oltre la quale o nelle prossimità della quale si salvano vite umane, si prepara l'accoglienza,
ci si pone il problema della riallocazione di chi viene in Europa per ragioni spesso drammatiche, quindi una politica di frontiera, una politica che in termini un tantinello più tecnici è una politica che serve a produrre un bene pubblico, e cioè la, virgolette, sicurezza comune europea di fronte a questa sfida, che è quella dell'immigrazione. La seconda, il secondo pilastro è fare in modo che questa pressione migratoria in qualche modo venga a diminuire, a sfumare nel tempo, ma questo vuol dire essenzialmente creare condizioni nei paesi d'origine affinché sia preferibile per chi invece oggi affronta il mare restare lì, e quindi fornire condizioni di sicurezza, sicurezza in senso stretto ma anche sicurezza economica, quindi prospettive di investimento. Su questo anche l'Europa si sta muovendo, si sta immaginando di avere una versione esterna del piano Juncker, un meccanismo che permetta di convogliare investimenti, non solo risorse pubbliche ma anche risorse private in questi paesi, e quindi offrire un'opportunità. Io mi fermo qui nella lista e volevo solo dare alcuni esempi che, ripeto, sono strumentali a un'idea abbastanza semplice. L'integrazione europea procede per passi, questi passi però devono appartenere a un'unica scaletta, altrimenti non sappiamo dove andiamo, e quindi bisogna avere una visione strategica, salvo poi implementarla in modo più o meno graduale, tenendo conto degli spazi politici. E concludo tornando al punto di partenza. Io continuo a pensare che l'Europa sia un'opportunità grandissima, soprattutto adesso che c'è bisogno di certezza. Ma questo sarà vero solo se l'Europa si rende conto che deve gestire il cambiamento, perché siamo in una situazione che richiede il cambiamento e non possiamo illuderci che la situazione di incertezza politica ed economica e sociale in cui ci troviamo adesso possa andare avanti per lungo tempo. Già si sta agitando questa situazione, sta andando a volte in direzioni sbagliate, almeno secondo me sbagliate. Quindi l'immobilismo è impossibile, oltre che essere pericoloso. Quindi il punto finale che rivolgo a voi che adesso partecipate a questo convegno è: dobbiamo avere allo stesso tempo una visione strategica dell'Europa, perché senza questa non riusciamo a disegnare in modo corretto strumenti di politica economica e sociale adeguati. Dobbiamo però avere anche il capitale politico per fare le riforme, per continuarle a fare, perché altrimenti torniamo indietro, altrimenti si disfà quello che è stato fatto. Questo vale per l'Europa, vale sicuramente anche per l'Italia. Grazie alla vostra attenzione. Siamo in minimi termini. Abbiamo la massa critica? No? Sì, sì, abbiamo la massa critica. Come dicevo Marco, ce la cantiamo, ce la suoniamo. Ma no. Posso? Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Ho una cattiva notizia e due buone notizie. La cattiva notizia è che in una plastica rappresentazione della Brexit
Lucrezia Reichlin e Thorsten Beck, che dovevano raggiungerci da Londra, sono rimasti bloccati, pare, a Londra e quindi non ci raggiungeranno su questo palco. Le due buone notizie sono che però qui abbiamo dalla mia destra Salvatore Rossi, che è direttore generale della Banca Italia, Marco Buti, che è direttore generale della Direzione Affari Economici e Finanziari della Commissione, e Gianmaria Grospietro, che è presidente di Banca Intesa San Paolo. Quindi tre interlocutori ottimi con cui discutere del tanto che sta succedendo in questi giorni e in questi mesi in Europa e non solo in Europa. La seconda buona notizia è che, essendo il panel molto ridotto, non sarete costretti a assorbirvi i nostri discorsi per due ore intere, ma ci sarà spazio, se volete, per domande dal pubblico oltre a quello che ci diremo sul palco. Ma io cercherei un attimo solo di riacchiappare i fili con cui ci ha lasciati il ministro Padoan, che ha pronunciato all'inizio del suo discorso svariate volte la parola incertezza. Dopodiché ha avuto anche una visione che lui, come lui sosteneva, era positiva, ottimista per l'Europa, tanto che io mi sono un po' ricreduto, pensavo di dire all'inizio questo titolo delle giornate che stiamo facendo qui, How can we govern Europe? Forse doveva essere semplicemente Can we govern Europe in questa fase? Non sappiamo come la possiamo governare, ma forse dobbiamo capire se si può governare in generale. Io da giornalista vorrei buttarla subito sull'attualità, se poi vi tiro troppo in basso voi me lo direte e volerete più alto, ma approfitterei immediatamente di Buti. Siamo qui in questi giorni, sui giornali vanno in onda sceneggiate di rapporti fra la Commissione e l'Italia, veti italiani sul bilancio, Commissione che non boccia ma non promuove nemmeno la legge di stabilità italiana. Qual è la rappresentazione concreta di quello a cui siamo di fronte? E poi da questo vedremo anche come si va avanti, non la voglio tenere solo sull'attualità. Buona domanda subito. Lo spunto dell'incertezza secondo me è molto importante. Qui ci sono due dimensioni dell'incertezza, secondo me, che alcune si chiariranno, spero, abbastanza rapidamente, altre probabilmente resteranno con noi per un bel po' di tempo. C'è una dimensione che è di incertezza politica. Non sapevamo chi era il Presidente degli Stati Uniti fino a una settimana fa, adesso lo sappiamo, anche il ministro Padoan lo ha ricordato precedentemente, abbiamo un calendario elettorale nei prossimi 12 mesi che fa tremare i polsi. Non solo gli appuntamenti elettorali, quelli classici che abbiamo già nel nostro radar screen, Germania fra un anno, un po' meno di un anno, Francia maggio prossimo, poi abbiamo l'Olanda a marzo, ma abbiamo Austria. Anche altri appuntamenti, abbiamo ovviamente l'Austria, replay. Austria per esempio, di solito questo passa assolutamente diciamo sotto ogni punto di attenzione, ma questa volta anche per un presidente che non è che non ha poteri di nessun tipo, diciamo una figura rappresentativa istituzionale, però si confronta due candidati, cui uno di estrema destra, e quindi dà un segnale su questo. C'è anche ovviamente poi il referendum in Italia che pesa moltissimo nell'incertezza generale. Quindi questo è un elemento importante di incertezza politica. Poi c'è l'incertezza di policy, su che cosa fare, e qui quello che emergerà dalla nuova amministrazione americana, come si disegna la Brexit e poi anche come si compongono le differenze, non solo, e questo è il panel, un po' di titolo del panel, diciamo, fra l'Unione monetaria e il resto dell'Unione Europea, quindi diciamo fra i 19 e i 27, se mettiamo fuori il Regno Unito, ma all'interno del cuore dell'Europa, perché il problema di fondo qui, e quello lo citava in qualche modo anche il ministro Padoan, è di riuscire a definire una composizione delle diverse sensibilità, dei diversi orientamenti all'interno
della zona dell'euro, che è la parte, diciamo, la dimensione più avanzata di condivisione della sovranità. La Commissione ieri ha indicato un percorso, credo molto importante, Piercarlo Padoan lo ha giustamente, e ne sono contento, valorizzato su questo. Devo dire che è giusto quello che ha detto, e cioè che l'Italia ha fatto da avanguardia su questo punto qui, proponendo una visione della politica di bilancio che non è soltanto, come dire, una sommatoria delle posizioni di bilancio nazionale, ma in una posizione che guarda alla coerenza di quello che risulta dalle politiche nazionali a livello aggregato. Quindi in qualche modo la freccia deve andare nei due sensi, dalle politiche nazionali, che in qualche modo devono essere fatte all'interno, diciamo, delle regole comuni che ci siamo dati, ma poi vedere se questo si assomma a una stance coerente della politica di bilancio in termini aggregati. In condizioni, diciamo, cicliche normali, direi di sì, quello può essere il caso in cui lasci giocare quello che gli economisti chiamano gli stabilizzatori automatici, più o meno stai all'interno, diciamo, delle regole, e il totale di questo è quello che ci vuole per la zona dell'euro nel suo complesso. Ma non siamo in condizioni normali, non siamo in condizioni normali, per cui, e l'ha già detto a livello di G20 il vertice in Cina di 2 mesi fa, Piercarlo Padoan lo ricordava, bisogna utilizzare tutti gli strumenti, quindi monetario, fiscale e di politiche strutturali, per sostenere la ripresa nel breve termine e per aumentare la crescita potenziale nel medio e lungo termine. E la conclusione di ieri della Commissione nel proporre una visione più proattiva della politica fiscale, con il numero che ricordava il Ministro, quindi un'espansione fino a 0,5% del PIL, e conclude che la BCE, quindi la Banca Centrale Europea, è stata in questa fase lasciata troppo sola e quindi è necessario avere una politica più proattiva. Concludo su un punto, poi avremo magari altri giri. In un momento in cui l'incertezza nell'economia globale e anche nella global governance, perché gli americani sono stati all'origine del rilancio del G20 nell'autunno 2008, quindi sotto George W. Bush, poi con Obama successivamente, e quindi sono stati quelli che hanno proposto un coordinamento più forte a livello globale. Il G20, che è riuscito ad avere, sia pure con tutte le contraddizioni e anche le parzialità, dei successi importanti, per esempio nell'agenda sulla regolazione finanziaria, nell'agenda sulla fiscalità globale, che sono dei successi molto, molto importanti su cui bisognerà continuare a lavorare. Che tipo di messaggio verrà dalla nuova amministrazione americana su questi temi? Allora, avere una politica coordinata, io direi a un certo punto dal punto di vista istituzionale anche una rappresentanza più solida e unica nei tavoli della global governance, credo sia molto importante, perché ci confrontiamo su un unknown entity ancora al di là dell'Atlantico, per cui l'Europa che arriva e deve arrivare con delle posizioni più forti e coese riuscirà forse anche e dovrà riuscire anche a orientare l'agenda della governance globale in modo che tuteli gli interessi comuni dell'Europa. Se continuiamo a essere sparpagliati come abbiamo fatto fino ad adesso, credo che non riusciremo ad influenzare diciamo, l'orientamento dell'economia globale. Detto questo processo di convergenza, di mutualizzazione è tutt'altro che facile. Di fronte a Padoan, che celebrava il fiscal stance, mi sembra di capire, non leggo il tedesco, ma mi raccontavano amici che leggevano i giornali tedeschi, che oggi non ci siano esattamente dei peana su questo fiscal stance da parte dell'opinione pubblica tedesca, insomma. No, questo è chiaro che quando la Commissione Europea ha proposto l'unione bancaria c'è stato un niet
iniziale. Quando ha proposto l'unione sui mercati dei capitali, anche. C'è una, come dire, un processo dialettico che dovrà essere proseguito. È chiaro che come dire, nel breve termine, e lo dicevo, bisogna superare queste diverse visioni che hanno delle basi e delle radici anche forti, anche, cioè quando il ministro Padoan considerava, ora non mi ricordo bene se era lui o il nostro ricercatore che ha vinto il premio precedentemente, cioè la questione dell'azzardo morale, forse era la Gulmina all'inizio. Di buon auspicio per lui. Che è in qualche modo, lo possiamo attribuire anche a Padoan, è d'accordo su un salto anche lui, cioè la questione dell'azzardo morale, che in qualche modo è quello che caratterizza le posizioni tedesche, e questo come dire, è un elemento non indifferente. Quindi quello che dovremmo trovare è un punto di composizione in cui si associano in maniera concreta, da un lato, diciamo, la mutualizzazione dei rischi, utilizziamo questo elemento, quindi la condivisione dei rischi, e dall'altro la riduzione dei rischi. Trovare il punto di equilibrio sarà un esercizio chiaramente delicato, ma è inevitabile. Lei non mi ha risposto sul giudizio di ieri alla Commissione, ma su quello ci torniamo dopo, semmai, se ha voglia. Ci sono due banchieri sul palco, un banchiere centrale e un banchiere di mercato, diciamo. A Rossi vorrei chiedere questo: parlavamo di Banking Union e di Capital Markets Union, insomma. La Banking Union, mi sembra di capire anche da alcuni suoi interventi, lei la considera un'incompiuta in qualche modo. Perché un'incompiuta, e come si potrebbe andare avanti sulla Banking Union, e come invece rischiamo di non andare avanti? Banking Union è un'incompiuta, ma ancor più, come dire, è una costruzione che è un po' venuta meno alle sue ragion d'essere originarie. Marco Butti diceva, è la Commissione che l'ha proposta, incontrando in alcuni paesi resistenze che poi si sono un po' sciolte nel dibattito, nella dialettica. Nel frattempo però un pochino l'obiettivo fondamentale della Banking Union si è perso, forse si è addirittura rovesciato. Mi spiego meglio. Da che cosa nasceva l'idea della Banking Union, almeno per come la capisco io? Forse Marco Butti ha una idea diversa. Nasceva dalla crisi finanziaria globale, che è una crisi americana che ha poi contagiato tutto il mondo con una rapidità fulminea, ha contagiato anche l'Europa. In Europa si è incrociata con la crisi del debito sovrano, cosiddetta, che è una crisi posteriore di un paio d'anni rispetto a quella finanziaria globale, e che ha essa stessa coinvolto le banche per una ragione fondamentale, perché le banche commerciali, le banche private, le banche di mercato, come diceva lei, in quasi tutti i paesi hanno un sacco di titoli pubblici del proprio nazionale, paese, fra i propri assets. Se c'è un crollo di fiducia nei confronti della capacità di un certo paese di onorare il suo debito pubblico, i suoi titoli pubblici, quel crollo di fiducia coinvolge le banche che possiedono quei titoli pubblici al proprio attivo, e che sono tipicamente le banche nazionali dello stesso paese. Quindi, si disse, rescindiamo questo legame perverso fra sovrani nei confronti di alcuni dei quali c'è crisi di sfiducia da parte dei mercati e banche. Facciamo sì che le banche di tutta Europa siano affare europeo, non dei singoli paesi. Quindi se una singola banca va in crisi perché ha troppi titoli pubblici del proprio paese, il proprio paese
sta andando in crisi di fiducia sui mercati internazionali, facciamo sì che quella banca venga vista non come una banca spagnola o portoghese o francese o italiana, ma come una banca europea. Quindi costruiamo uno schema unico che aiuti a risolvere la crisi di singole banche. Questo schema unico deve necessariamente accompagnarsi in modo simultaneo con uno schema unico di garanzia dei piccoli depositi, piccoli si fa per dire, insomma, protetti sotto i 100.000 euro. Premessa di tutto questo, o prerequisito, o se volete contorno di tutto questo, è che vi sia una vigilanza unica. Alcuni paesi pretesero e ottennero che la vigilanza unica venisse temporalmente, logicamente prima del resto. E quindi ci siamo tutti affrettati a costruire il vigilante unico, decidendo che esso fosse presso la Banca Centrale Europea. Decisione non facile, che vide l'opposizione tedesca, tra l'altro, perché per ragioni culturali, diciamo, quello è un paese che ha una cultura che richiede separazione, separatezza fra banca centrale e autorità di vigilanza. Ma comunque, sì, se no prevale l'opinione di coloro che invece pensano che debba essere la banca centrale a ospitare nel suo seno la vigilanza bancaria, anche se con tutti i muri cinesi, con tutte le separazioni interne che vogliamo, ma comunque all'interno della BCE. Operazione, lo ricordo di passata, formidabile per la sua difficoltà tecnica, cioè costruire una vigilanza bancaria unica per tutta Europa nell'arco di un anno o due è impresa veramente da far tremare le vene ai polsi. Cioè bisogna mettere insieme 1.000, 2.000 persone, scusate il termine un po' gergale, raccattarle dovunque in Europa, innanzitutto presso le banche centrali o gli istituti di vigilanza nazionali, poi anche sul mercato, metterle insieme, dotarle di un manuale, di una guida ispettiva, che ne so, di un libro in cui siano scritte delle norme non primarie, non di legge, regolamentari. Tutto questo fu fatto, è stato fatto, in modo più o meno efficace, lo diranno gli storici del futuro, ma quella che doveva essere il cuore dell'unione bancaria, cioè lo schema unico di risoluzione, accoppiato con lo schema unico di garanzia dei depositi, unico e, aggiungo, pubblico, con denari pubblici, non con denari delle stesse banche, come alla fine, idea che alla fine ha prevalso, anche se poi diciamo, lo schema di depositi, lo sappiamo tutti, è politicamente paralizzato, cioè è in una condizione di sospensione. C'è una proposta della Commissione, già molto compromissoria nei suoi tempi molto lunghi, e nel fatto di escludere comunque l'uso di denaro pubblico. In ogni caso parliamo di denari privati, delle altre banche, delle banche sane, non in difficoltà, che si consorziano per proteggere i depositi di quella banca che è entrata in crisi. Quindi c'è una proposta della Commissione, però questa proposta della Commissione, che io sappia, è in questo momento stata accantonata, diciamo, nel dibattito politico. Quindi è lo schema di risoluzione, quello che conosciamo, su cui non mi dilungo, quello che noi italiani siamo stati costretti a sperimentare quasi per primi con le quattro piccole banche messe in risoluzione, piccolo-medie. L'incertezza, e con questo chiudo, che doveva essere
se non dissipata, fortemente ridotta dall'unione bancaria. Lo è stata veramente, ma personalmente nutro dubbi, forse aumentata. Forse l'unione bancaria, l'incertezza sul legame fra stati sovrani e sistemi bancari nazionali l'ha fatta aumentare. È aumentata, mi scusi se interrompo, perché nel contesto generale esterno è aumentata l'incertezza o perché questo moltiplicatore ha un effetto positivo più forte? È oggettivamente vero che il contesto generale, mondiale, l'America, Brexit, eccetera, fa crescere l'incertezza. Apro una breve parentesi, perché la parola incertezza mi fa sorgere una specie di reverie storica di cui chiedo scusa. Tre secoli fa i paesi cosiddetti avanzati erano popolati di contadini che erano esposti alle intemperie atmosferiche totalmente incerte, totalmente non comprese, non capite nelle loro dinamiche. Quindi l'incertezza oggettivamente era molto, molto, molto maggiore tre secoli fa di quanto non fosse oggi. È la percezione dell'incertezza che è diversa. Perché tre secoli fa quei contadini erano rassegnati al fatto di non capire perché piovesse o grandinasse o splendesse il sole. E quindi questo li rendeva, tutto sommato, certi delle loro piccole cose, del loro focolare domestico, della loro famiglia. Viceversa, nel mondo moderno, in cui la tecnologia ci ha fatto fare passi avanti, la scienza e poi la tecnologia ci ha fatto fare passi avanti formidabili, nel controllo dei fenomeni fisici e quindi riducendo fortemente l'incertezza, però questa smania di controllo ha fatto enormemente aumentare la nostra percezione dell'incertezza residua, che sempre ci sarà. Quindi diciamo, ricordiamoci questo, quando poi Padoan ha perfettamente ragione, di fatto in pratica quello che succede è che nel mondo la gente pensa di essere molto più incerta, perché non capisce in America che succede con il nuovo presidente, perché non capisce che succederà con Brexit, se sarà dura, se sarà morbida, non capisce che cosa succederà col referendum italiano, in Italia, in Germania con le elezioni, eccetera, eccetera. Torniamo e chiudo veramente alla unione bancaria e alla sua seconda domanda. Quindi certamente l'incertezza generale è aumentata nel mondo, temo che l'unione bancaria, nata con le più nobili intenzioni, sia un fattore specifico di aumento dell'incertezza in Europa, diciamo in Europa nel settore specifico delle banche e del legame fra banche e stati sovrani. Ho capito, la ringrazio, è stato molto chiaro. E a questo punto vorrei chiedere a Gross Pietro, che sperimenta in corpore vili la Banking Union, anche se alla guida di una banca diciamo fra le più solide in Italia e in Europa, come funziona dal vostro punto di vista? Anche lei come banchiere di mercato vede le stesse pecche che vede Rossi, magari essendo chiamato poi spesso a contribuire a un sistema mutualistico fra banche che deve sopperire a dei problemi di altre banche? E la domanda è complessa, proviamo a smontarla. Appunto che la risposta elementi sarà chiarissima. Io provo a smontarla nei suoi elementi, poi a vedere se si riesce a dare una visione complessiva e che dia un senso ai pezzi di risposte. E di questo non sono sicuro. Partiamo innanzitutto dalla costruzione di cui ha parlato il direttore generale Salvatore Rossi, cioè la costruzione del Single Supervisory Mechanism. Effettivamente è stata una realizzazione di incredibile rapidità, complessità ed efficacia. Io devo dire, come vigilato, che ci si aspettava una maggiore difficoltà a interagire con un meccanismo europeo unico, formato da persone volutamente di differenti nazionalità all'interno di ciascun Joint Supervisory Team, che
per norma interna deve essere coordinato da una persona di nazionalità diversa rispetto a quella della banca vigilata, anche se poi dentro al team c'è il contributo preziosissimo di persone della banca, della National Competent Authority. Beh, funziona molto bene, con poi qualche osservazione che devo fare. Funziona molto bene nel senso che con queste persone ci si intende, che è un processo di apprendimento reciproco e quindi che si migliora. Non sono degli esami, è un corso. È un corso nel quale l'apprendimento è a due vie e tuttavia qualche apprezzamento va fatto. Cioè, prima di tutto, il meccanismo funziona bene, ma era previsto un meccanismo a tre pilastri: il sistema di vigilanza, il sistema di risoluzione, che poi è diventato, come diceva Rossi, diverso da quello che era inizialmente previsto, e il sistema di garanzia dei depositi, che non c'è per niente. Continua a esserci un sistema nazionale con una serie di vincoli al suo funzionamento. Il sistema di risoluzione è entrato in vigore il 1 gennaio di quest'anno. Noi ci troviamo in sostanza, noi banche regolate, ci troviamo in una situazione di compresenza di due oneri non coordinati fra di loro. E in sostanza, quando c'è un problema, ce lo dobbiamo risolvere per conto nostro, a livello nazionale, ma dovremo cominciare a contribuire ad accumulare fondi per un sistema di risoluzione di livello europeo, che però per adesso non ci solleva. Quindi l'onere è doppio. Allora, io vorrei concentrarmi, non parlo del sistema di garanzia dei depositi, perché non c'è, però lasciatemi dire che quando una cosa è fatta per stare su tre gambe e gliene togliete una, non sta più in equilibrio. Allora, la questione dell'equilibrio è fondamentale, perché bisogna chiedersi, ma perché una costruzione magnifica, complessa, come la costruzione europea, ha deciso di costruire anche un sistema bancario europeo, quando non c'è una difesa europea e non ci sono tante altre cose importanti? La difesa, mi sembra che, visto il problema come si pone dei confini, non solo quelli meridionali a cui noi siamo molto sensibili come italiani, ma anche quelli orientali a cui sono sensibili i baltici. Nessuno si occupa di questo, però abbiamo voluto fare il sistema bancario. Io sono favorevolissimo. Il sistema bancario, una volta che abbiamo creato la moneta unica, nella fiducia che avendo una moneta unica poi si sarebbero fatte tutte le altre cose che una moneta unica implicava, come diceva il nostro premiato prima, no? Beh, questo sistema ha bisogno delle tre gambe. Allora, perché è importante il sistema, la gamba della garanzia dei depositi? Perché il sistema bancario si poggia sulla fiducia. Se non c'è la fiducia dei depositanti, che sono quelli che forniscono i capitali alle banche, allora cadono le altre due funzioni fondamentali. Una è quella della gestione del risparmio, le altre due fondamentali sono il sistema dei pagamenti e il finanziamento dell'economia. Se manca la fiducia, non funzionano neanche più le altre due. Allora, avere una costruzione che volutamente viene mantenuta su due gambe, una sola delle quali è veramente costruita e l'altra è in via di costruzione, è un azzardo, non morale, è un azzardo senza aggettivi. Adesso, se mi dai un po' di tempo, vorrei trattare un aspetto più tecnico. Cioè, io ho detto, l'unica gamba che funziona veramente è la supervisione.
molto ben gestita da persone competenti, eccetera. Però è gestita a discendere da scelte che ne vincolano il modo di funzionare, che riguardano i parametri che le banche devono osservare. Si è deciso, poiché si ritiene che l'obiettivo principale in questo periodo di crisi sia quello di percepire i rischi, monitorarli, gestirli e intervenire rapidamente quando c'è da cambiare qualcosa, si è deciso che tutti i parametri di vigilanza sulle banche devono essere centrati sulla questione del rischio. Parametro principale è quello del capitale. Il capitale proprio delle banche deve essere commisurato a che cosa? Si è detto al cosiddetto risk-weighted asset, cioè il capitale, la somma degli impieghi che le banche hanno, ma non sommati aritmeticamente, bensì ciascuna forma di impiego pesata per il suo grado di rischio. Concettualmente è una cosa bellissima, perché significa che se io presto per costruire degli immobili che abbiano un valore di mercato certo e rapidamente liquidabile, corro meno rischi che se presto a un'impresa che investe tutto nel tentativo di inventare qualcosa di nuovo e poi magari non riesce a inventare niente. No. Allora si dice, si misura la percentuale di rischio di ogni impiego e poi si capisce quanto capitale deve avere quella banca. Semplifico molto per arrivare a una sintesi. È ovvio che in questo modo si può sempre discutere su come si pesano i rischi. È ovvio che ci sono dei rischi che si possono pesare, come per esempio il rischio di insolvenza di una classe di prenditori, le famiglie, le piccole imprese, le grandi imprese, a seconda del settore, eccetera, e ci sono degli altri rischi che non si possono pesare perché non hanno un prezzo di mercato, che sono per esempio i derivati, perché ogni derivato è un contratto complesso e non ha un prezzo di mercato. Allora, un primo grande difetto di questa procedura è che gli impieghi delle banche europee sono diversamente pesati, alcuni sono sottoposti al peso e altri no, perché si dice è troppo difficile pesarli, allora non li pesiamo. Questo favorisce, o meglio, diciamo sfavorisce, le banche che investono in finanziamento dell'economia reale, come per esempio le banche italiane. E favorisce le banche di altri paesi che invece investono in finanza strutturata, in finanza speculativa e così via. Dico questo perché non è una sensazione italiana che si potrebbe fare diversamente. Io voglio citare un articolo del 2012, ma opinioni già espresse dal 2011, di Andrew Haldane, Chief Economist Executive Director della Bank of England, la più antica istituzione di banca centrale del mondo, che sosteneva la necessità di abbandonare misure di benchmark calcolate sulla base del risk-weighted asset e passare a misure meno manipolabili, perché poi ognuno si ripesa come vuole i suoi asset, e quindi passare al rapporto di leva, no? Il rapporto tra i capitali propri e il totale degli impieghi non pesati, così come sono sul bilancio. Ma questo lui non esprimeva una mera opinione. Con una ricerca econometrica trovava che il leverage ratio, non pesato per il rischio, ha una maggiore capacità predittiva del fallimento di una banca rispetto al risk weighted asset, il cosiddetto common equity tier one. Allora, questa è una discussione che è ancora in atto. Si parla, il Comitato di Basilea dice, ma forse potremmo anche prendere in considerazione il rapporto di leva, ma solo come secondo parametro subordinato al primo, mentre invece Andrew Haldane diceva almeno allo stesso livello, perché ha maggiore capacità predittiva. E poi il Comitato di Basilea, dove prevalgono le banche americane, non va dimenticato questo,
propone che il rapporto di leva abbia una soglia del 3%, che si può alzare al 4% per le banche di importanza sistemica internazionale, che sono livelli veramente ridicoli. 3% vuol dire che un 3% di perdita sugli asset mangia tutto il capitale della banca, quindi non c'è più protezione per i depositanti. 4% che viene considerato livello alto, ugualmente. Ma quanto può perdere chi investe sui derivati, sul petrolio, sui cereali, sul rame? Allora, questo è un discorso che si può portare su livelli accademici, che si può portare invece su livelli operativi, come fanno i banchieri centrali quando discutono fra di loro e con le autorità internazionali, e che però ha un rapporto diretto con l'operatività delle banche. Chiudo con un'ultima osservazione. C'è una tendenza, sempre spinta dal Comitato di Basilea, a alzare ulteriormente il livello di capitale richiesto alle banche. Questo paradossalmente, anche se non è a tutta prima evidente, dico paradossalmente, sarebbe per diminuire il rischio. Ma se le banche finanziano l'economia reale e se si chiede un aumento della dotazione di capitale a parità di impieghi e siamo in una situazione in cui il rendimento del capitale proprio delle banche è inferiore al costo del capitale di borsa, è evidente che le banche non possono aumentare la dotazione di capitale proprio, possono solo ridurre gli impieghi. E questo che effetto ha sulla stabilità del mercato? Ma ovviamente aumenta il rischio, perché se queste banche hanno un rischio che dipende essenzialmente dal fatto che i loro clienti non sono più in grado di pagare, tagliandogli i finanziamenti, si aumenta il rischio. Quindi i problemi della unione bancaria, che diceva Salvatore Rossi, è un'incompiuta, non nascono solo all'interno dell'Europa, anzi, a modo di vedere di un banchiere di mercato, arrivano dentro all'Europa, da fuori, come è arrivata la crisi finanziaria, che non è mica nata in Europa. Grazie. Grazie Grospietro. Ne approfitterei, per tornare un attimo da Rossi, poi anche da Buti, ma se l'Unione Bancaria a questo punto vi porta a un bilancio così desolante, diciamo, quali sono gli errori da evitare nel costruire l'unione dei capital markets? Mi sembra di capire la sua posizione che lei ha espresso anche in pubblico è che sarebbe augurabile una capital markets union, ma la vede difficile in questa fase storica. Sicuramente augurabile, più in generale che in Europa diciamo, la dominanza del credito bancario si riduca un pochino a beneficio del mercato dei capitali, come accade in America, il che, diceva Grospietro prima, giustifica il fatto che le delegazioni americane nei diversi fori internazionali, dedicati a financial regulation, tipicamente tira dalla parte di più capitale per le banche che fanno credito all'economia reale, leverage ratio molto basso a beneficio delle banche di investimento, di quelle che fanno trading proprietario, di quelle che investono in strumenti derivati. Quindi un pochino la struttura finanziaria europea deve cambiare a beneficio del mercato dei capitali, e se questo succede in modo governato, quindi con una Capital Markets Union, con regole comuni sul mercato dei capitali, è meglio, è molto meglio che non lasciare che questo accada così per il solo effetto delle forze del mercato. Che errori non fare? E questo ci porta un po' lontano, ci porta all'origine del problema. Allora, perché secondo la mia modestissima opinione l'unione bancaria è un'incompiuta?
Per colpa dei tedeschi siamo brutali. No, io non do nessuna colpa ai tedeschi, cioè l'azzardo morale di cui Marco Buti prima faceva menzione, che è un po' diciamo, l'ossessione, no? dei governi tedeschi, ma vorrei dire del popolo tedesco, della cultura tedesca. Cioè questa idea secondo cui gli europei del sud se ne approfittano, se ne abusano delle regole, no, violano le regole in modo moralmente azzardato. Questa idea qua ha un sacco di fondamento, fra di noi ce lo possiamo dire, fra noi italiani, fra noi europei del sud, poi qui ci sono anche europei non del sud, però fra europei del sud ce lo possiamo dire. Quest'idea ha molto fondamento. Sta di fatto, e qui parlo da tecnico, non da politico, quindi da osservatore della realtà sociale europea, sta di fatto che questo, dalla crisi del debito sovrano in avanti, ha determinato una caduta di fiducia reciproca fra paesi. Quindi gli europei del nord non si fidano più degli europei del sud. Questi ultimi a loro volta si sentono ingiustamente discriminati da un eccesso di rigidità teutonica e quindi reagiscono rigettando la colpa sugli europei del nord. Se andiamo avanti così non andiamo da nessuna parte, l'Europa si sfascia, non c'è alternativa. Quindi per tornare a far rivivere il progetto europeo che aveva ragioni fondamentali alla sua base, che sono ancora valide e che sono ragioni che trascendono di gran lunga la sfera economica e finanziaria, che sono ragioni politiche che attengono alla sicurezza dei popoli, al fatto che non si faranno più la guerra come hanno fatto per secoli in Europa, in modo speciale nell'ultimo secolo trascorso. Per far rivivere questa Europa è necessario che torni un po' di fiducia fra i diversi popoli europei. Come si possa fare questo, io che sono un povero tecnico non lo so, è materia da politici, cioè da coloro che interpretano i sentimenti genuini dei popoli congiunturalmente, quindi tempo per tempo. Però so che non se ne esce senza questo ritorno di fiducia e calando tutto questo sul terreno tecnico, unione bancaria, unione del mercato dei capitali, di nuovo gli errori commessi non sono errori, sono il frutto di questa mancanza fondamentale di fiducia. E a questa va posto riparo. Se poniamo riparo a questo, la stessa unione bancaria torna a essere rivitalizzata e torna alle sue origini e torna alle sue ragioni d'essere fondamentali. Buti, lei che è un tecnico ma che sta in un posto anche molto politico, prima anche lei parlava in fondo della fiducia e della necessità di superare dei contrasti. Sul tema Banking Union e Capital Markets Union, che cosa pensa che bisognerebbe provare a fare? Ecco, io sono contento dell'ultimo intervento di Salvatore Rossi, perché in qualche modo rimette la questione in termini più generali e dà un po' anche la sensazione che forse qualcuno di voi ha avuto negli interventi precedenti, e cioè che in qualche modo l'unione bancaria è incompiuta e quindi, come dire, si stava meglio quando si stava peggio. Ecco, io credo che questo sia una prospettiva da scartare. L'unione monetaria e l'unione monetaria e all'interno di questa l'unione bancaria è incompiuta perché è ancora un processo in itinere. Due punti importanti su questo. Primo, ora non sorprendiamoci che ci siano delle resistenze, e lo diceva Salvatore
prima con la questione della sfiducia che si è accresciuta durante la crisi, che ha origini tra l'altro prima della crisi, che la crisi ha in qualche modo esposto e portato in superficie, ma che si è nutrita dalle mancate riforme durante la fase buona dell'Unione Monetaria, cioè i primi 10 anni, prima che esplodesse la crisi. Quindi bisogna ricostruire questa fiducia, ma c'è chi, e io credo sia una prospettiva importante, una conclusione importante, è che per certi aspetti l'unione bancaria implica una condivisione di sovranità che è ancora maggiore rispetto alla moneta unica, di cui sostanzialmente anche prima dell'introduzione dell'euro noi avevamo col sistema monetario europeo il controllo sui tassi di cambio e così via. Quindi il fatto che si vada così al cuore della sovranità nazionale implica che le resistenze inevitabilmente escano. Quindi abbiamo messo, è stato, lo ricordava il professor Grospieto prima, messo sui binari la vigilanza bancaria con un, come dire, che era un progetto già di per sé, la prima gamba assolutamente, come dire, eroico, averlo fatto in maniera così, così veloce. Siamo a metà strada sul secondo pilastro e c'è da continuare a costruire, insistere per compiere, arrivare a compimento dell'unione bancaria con il terzo pilastro, che è la garanzia dei depositi, con le necessarie modalità e la necessaria gradualità, ma non si può, non mettiamoci nella prospettiva, ecco, questa è l'unione bancaria e purtroppo ci è andata male perché il terzo pilastro l'abbiamo dovuto mettere da parte. Allora, perché è successo quello che è successo e le resistenze sul terzo, in particolare sul terzo pilastro, in parte anche sul sistema di risoluzione con il backstop pubblico? Perché l'Unione Europea ha preso decisioni fondamentali sulla base della, diciamo, chiamiamola così, della logica della ultima ratio. Questa è la logica fondamentale che ha spinto a fare dei balzi in avanti negli ultimi anni. Qual è la logica dell'ultima ratio? È che ci sono diverse fasi, e ricordatevi la crisi iniziale dei subprime americani. La prima reazione è: non è un problema nostro, è un problema degli anglosassoni e dei cioè mercati finanziari deregolati. Seconda fase, la crisi arriva in Europa, sì, ma chacun pour soi, oppure ognuno metta la sua casa in ordine, seconda fase. Terza fase, ci rendiamo conto che in effetti è un problema più sistemico che quello dei paesi individualmente presi, ma reagiamo troppo tardi e troppo poco. Quarta fase, stiamo veramente con le spalle al muro e guardiamo nell'abisso, come è stato nell'estate 2012, inizio 2012, poi estate 2012, è a quel momento che, quando guardiamo, diciamo, la morte negli occhi, troviamo il coraggio di fare delle scelte molto avanzate, molto coraggiose. E questo che portò alla decisione nel giugno 2012 sull'unione bancaria, quello che poi giustificò anche il whatever it takes di Mario Draghi alla London School nel luglio sempre 2012. E poi però c'è una ultima fase, e l'ultima fase è che quando le condizioni migliorano si cerca di tornare indietro, o almeno di non andare fino alla logica conclusione. È quello che sta succedendo sull'unione bancaria. Quindi quello che si chiede, quello che la Commissione proporrà nel suo libro bianco che presenteremo in vista del vertice di marzo qua a Roma, è in qualche modo, nei vari campi, nell'unione bancaria, nell'unione sui mercati dei capitali, nell'unione fiscale, più generale nell'unione politica, è di superare la logica dell'ultima ratio. Sulla questione di unione mercati dei capitali,
Questo è, credo sia questa una innovazione molto, molto importante. In un certo senso, con la Brexit, nelle questioni di integrazione finanziaria in generale, 28 meno 1 non fa 27, fa 19, di fatto, perché è chiaro che con la City c'è una, come dire, c'è un blocco di forte, come dire, di potenza finanziaria. Con la crisi fuori, con la City fuori dall'Unione Europea, la massa critica sta nell'Unione, come dire, nell'Unione Economica e Monetaria. Quindi anche sulla Unione, sul mercato dei capitali, certo prevale la dimensione mercato unico, quindi con i 27, ma il grosso sarà nella logica dell'Unione Economica e Monetaria. E questo è importante perché l'Unione sui mercati dei capitali ha almeno due elementi che sono uno di importanza in generale e uno che è precipuo al funzionamento dell'Unione Monetaria. Il primo è che per le questioni che ricordava il professor Grosspietro prima, per la loro natura, soprattutto nella fase post-crisi, le banche non sono le più capaci di finanziare investimenti in innovazione tecnologica, in progetti in cui il collaterale non è molto visibile. Quindi il collaterale è l'idea, non il building. E quindi ci vogliono altri tipi di strumenti, quindi venture capital, private equity, tutte le componenti dell'unione dei mercati dei capitali che sono, come dire, molto sottosviluppate in Europa. Quindi e i progetti di questo tipo, cioè di innovazione tecnologica essenzialmente, sono quelli che nel medio termine rilanciano la crescita potenziale, la produttività totale dei fattori e così via. Quindi questo è importante da questo punto di vista. Nel collegamento fra unione dei mercati dei capitali, finanziamento degli investimenti, crescita potenziale. Questo è un crinale di importanza dell'unione sui mercati, dei mercati dei capitali. Il secondo, che è essenzialmente legato al funzionamento dell'unione monetaria, è che in Europa, l'abbiamo visto, ci sono degli squilibri di bilancio di pagamenti all'interno dell'unione monetaria e c'è un, diciamo, eccesso di risparmio in alcuni paesi, quelli paesi con squilibri esterni positivi, quindi Germania, Olanda e altri. Un buon funzionamento dei mercati dei capitali permette di riciclare questi eccessi di risparmio in una parte dell'Unione Economica e Monetaria verso altre parti dell'Unione Economica e Monetaria, quindi paesi come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, che devono crescere di più, attraverso non il debito come è stato prima della crisi, ma attraverso equity, quindi attraverso il capitale, che permette, come dire, di far convogliare i capitali esattamente in quei settori, in quei progetti che portano più crescita. Quindi l'unione sul mercato dei capitali ha un'importanza specifica per l'unione monetaria al di là della dimensione del mercato unico, per cui questo sarà senz'altro uno dei grandi progetti su cui lavoreremo e abbiamo detto che continueremo a insistere nei prossimi mesi. Credo che senz'altro questa dimensione qui sarà una dei pilastri importanti nel libro bianco che citavo precedentemente. Ho capito. Grazie a Buti, e userei due immagini che lui ci ha dato. La prima era, non diciamo sull'unione bancaria che si stava meglio quando si stava peggio. La rigiro in questo modo a Rossi e a Grosspietro. Ma non è che prima di stare meglio dovremmo stare ancora peggio? In altre parole, è solo un'impressione grossolana, giornalistica e superficiale, lei mi dirà di sì, che l'Italia, pur avendo accettato le regole di Banking Union che prevedono il bail-in, alla fine cerchi di non avere alcun bail-in?
questo lo chiedo a lei. Poi a Grospietro invece tornerei sull'argomento le banche, la fiducia, cosa sensibile da preservare. Non è che le banche sane alla fine in questo atteggiamento di soccorso delle banche meno sane rischiano di rimanere anch'esse contagiate, e penso ai vari fondi Atlante, penso ai vari fondi di risoluzione andando su una situazione italiana. Le due domande in realtà sono connesse. Certo, ma sono declinate ai diversi interlocutori, almeno ci provano. E provo a rispondere così. Diciamo, c'è un punto fondamentale di questa, della direttiva sulla risoluzione e della connessa comunicazione della Commissione, che è l'altro braccio, diciamo, il braccio aiuti di Stato, del nuovo modo di concepire in Europa la crisi di una banca. Questo nuovo modo ha un principio fondamentale: neanche un centesimo deve essere pagato dal contribuente. Quindi se una banca va in crisi, devono pagare quelli che hanno avuto fiducia in quella banca, quindi gli azionisti innanzitutto, poi gli obbligazionisti subordinati, che sono dei quasi azionisti, e poi anche i depositanti, i grandi depositanti, quindi fondamentalmente le imprese, perché sono le imprese, gli enti pubblici che hanno grandi depositi bancari. Questo principio in sé è giusto, noi lo condividiamo, noi come Banca d'Italia lo abbiamo condiviso. Dirò di più, l'Italia come paese lo ha condiviso, il suo governo del tempo, e anche questo governo forse lo condivide, anzi sono sicuro che lo condivida il principio. Come il principio viene declinato in pratica dipende dal concetto di stabilità finanziaria, perché qui stiamo parlando di banche, non di fabbriche, di chiodi o di prosciuttifici. E non è una scala di valori questa, intendiamoci, perché nella nostra vita quotidiana i chiodi e i prosciutti sono fondamentali quanto i servizi bancari. Quindi non c'è scala di valori, c'è differenza di natura. Le banche trattano una materia prima fondamentale, che è la fiducia della gente. Una fabbrica di chiodi tratta come materia prima il ferro, fondamentale, ma diverso dalla fiducia della gente. La fiducia della gente comune, dei depositanti, di coloro anche che prendono i soldi in prestito da una banca, perché una banca poi c'ha due facce, c'ha i depositanti da un lato, c'ha famiglie, piccole imprese, medie imprese a cui presta soldi, eppure questi devono avere fiducia nella banca, così come la banca ha fiducia in loro e nel fatto che restituiscano i loro soldi. Ebbene, questa fiducia è una materia assai volatile. Come diceva lei, la difficoltà di una banca molto facilmente può contagiare banche sane attraverso il canale della fiducia. Abbiamo visto Lehman, quando è crollata Lehman, ha contagiato nel giro di poche ore un sacco di banche in tutto il mondo che avevano connessioni di tipo contabile, di business con Lehman, banche anche sanissime. Allora, questo concetto di stabilità finanziaria, quanto sia presente nelle nuove norme europee, sia quelle della direttiva BRRD, sia quelle della Commissione, della comunicazione della Commissione del 2013 sugli aiuti di Stato, sulla nuova interpretazione degli aiuti di Stato in materia bancaria che la Commissione adesso dà, a regole non cambiate, peraltro, sugli aiuti di Stato, quanto sia presente questa nozione di stabilità finanziaria in materia dibattuta. Allora, di nuovo siamo all'azzardo morale, cioè gli europei del nord dicono
siete voi europei del sud che tirate fuori questa questione della stabilità finanziaria, ed è un alibi. In parte vero, forse, sarà vero, in parte no però. Esempi di stabilità finanziaria, di instabilità finanziaria, ne abbiamo avuti tanti nella storia, l'ultimo è quello che citavo, quello di Lehman. Dunque, questo spiega il fatto che noi in Italia, avendo un sistema bancario che dopo 7 anni di recessione ha visto i suoi crediti deteriorarsi via via, più di altri sistemi bancari nazionali, le cui economie reali hanno sofferto meno della nostra, questo spiega, dicevo, il fatto che noi italiani cerchiamo di evitarlo, questo amaro calice del bail-in. Non c'è dubbio che cerchiamo di evitarlo. Il governo cerca di evitarlo. Noi cerchiamo di evitarlo per le banche che tuttora sono sotto la nostra diretta vigilanza, quindi le banche medio-piccole, non le 15 o quante sono molto grandi. E questo, mi scusi se la interrompo, nella convinzione che il bail-in sarebbe più pericoloso per la stabilità finanziaria che non un impegno prolungato e talvolta ripetuto di altre banche in sostegno alle banche che non vanno in bail-in. Almeno in alcuni casi sì, la risposta è sì, nella convinzione profonda che questo sia il caso. Convinzione che è poi in qualche misura condivisa dalla stessa Commissione, dalla BCE, da tutti i protagonisti tecnici oltre che politici di questa vicenda. Quindi, diciamo, di nuovo, stiamo tutti imparando, è una materia in itinere, stiamo anche discutendo, il futuro ci dirà come andrà a finire, ovviamente, ma anche chi aveva più ragione o più torto. Grazie. Grospietro, voi che oltre a dover essere convinti siete chiamati ogni tanto anche ad aprire generosi portafogli. Non chiamati. Non chiamati. Vi autoconvocate. Quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto con grande convinzione, proprio per i motivi che diceva adesso Salvatore Rossi, cioè l'importanza della fiducia che non deve intaccare lo stato d'animo con cui il depositante deposita in banca. Nello stesso tempo vi è una differenza di atteggiamento dei consumatori e dei risparmiatori, soprattutto rispetto alle differenti banche. Noi abbiamo vissuto un fenomeno di aumento della raccolta che corrisponde al concetto di flight to quality. La nostra raccolta è cresciuta moltissimo, il che ci fornisce una base solidissima di finanziamento e non altrettanto contribuisce al conto economico, perché la liquidità che i depositanti versano su un conto economico, su un conto corrente a vista, non può essere investita in progetti a lungo termine. Poi vengo a quello che diceva il dottor Butti, che mi convince molto. Deve essere tenuta in impieghi liquidi, ma gli impieghi liquidi sul mercato internazionale, sul mercato interbancario, rendono meno di quello che si aspetta un depositante, che pur si aspetta poco sul conto corrente. Quindi quel tipo di raccolta per noi non è profittevole, anzi diciamo sinceramente che è in perdita. E lo facciamo perché è una base solida e contribuisce a consolidare la fiducia. Però il nostro conto corrente, il nostro conto economico, scusate, non ne soffre perché noi abbiamo cominciato a cambiare il business model. Questo è un altro pezzo della risposta. Le banche non devono più pensare che il grosso del loro reddito viene dalla cosiddetta, come dicevano una volta i testi di tecnica bancaria, trasformazione del credito. Prendo un credito che mi fa il depositante a vista e lo trasformo
prestandolo a Brambilla in un credito a 5 anni, perché poi quando il depositante rivuole i suoi soldi Brambilla non me li può dare indietro. Quindi, e qui ha ragione proprio il dottor Butti, bisogna avvicinarsi al modello di una finanza in cui i capitali che servono alle imprese, che sono capitali a medio-lungo termine, o addirittura che servono all'innovazione, devono essere forniti da veicoli che a loro volta si rivolgono al risparmio, ma non facendo credere al risparmiatore che il loro risparmio è investito a vista, facendoli partecipare al rischio e al rendimento di un'operazione più complessa. Quindi ciò che devono fare le banche oggi è un'attività estremamente impegnativa. Io sono molto orgoglioso di essere in una banca che ci si impegna. Bisogna rispondere al cambiamento tecnologico. La gente non vuole più andare allo sportello per fare i prelievi e neanche per fare i bonifici. Vuol fare tutto dal mobile. In compenso vuole dalla banca prestazioni anche di tipo consulenziale di livello molto più elevato. Quindi dobbiamo investire e nei computer e nelle persone e cambiare radicalmente le componenti del conto economico, che dipenderanno molto di più dai servizi resi invece che dal margine di intermediazione. Poi altri margini si avranno in attività magari di corporate investment banking e così via. Ma veniamo alla domanda centrale: ma noi saremo indeboliti dal soccorso che facciamo alle altre banche? No, perché noi non abbiamo nello statuto l'obiettivo di fare soccorso ad altre banche. E quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto nella convinzione che erano situazioni molto puntuali le due banche venete, Atlante 1. Atlante 1 ha come missione, ha avuto quella, ma anche quella di intervenire sui non performing loans. Allora lasciatemi dire due parole sul mercato dei crediti deteriorati. Sarebbe molto lungo parlarne, però diciamo una prima cosa: è un mercato che in Italia ha caratteristiche diverse dagli altri paesi europei, perché qui le abitudini di pagamento sono diverse. Un credito scaduto da 90 giorni in Italia è una cattiva abitudine, in Germania è un segno inequivocabile di azienda morta. Allora, poco per volta bisogna avvicinare i modi di operare, perché non possiamo avere un single market in cui però si lavora in modi completamente diversi. Un compito delle banche è anche di aiutare le controparti ad adeguarsi a questa situazione. Però c'è un fenomeno di transizione, non si passa da una settimana all'altra a un diverso modo di operare. Quindi lo stock di crediti deteriorati come va trattato? Ci sono due modi estremi. Uno è di dire: li vendo, me li pagano quel che è, 20%, diciamo così, una media grossolana, e chi li compra? Ma li comprano non degli operatori che intendono gestire il credito, come di solito fa la banca, vogliono liquidarlo. Quindi se il debitore è un'impresa, cominciano con i decreti ingiuntivi, si appropriano di quello che è facilmente liquidabile, il magazzino, i crediti, le scorte, gli automezzi, i macchinari, forse qualche edificio, soprattutto gli uffici, i capannoni sono un po' più difficili, e tutto il resto va in discarica, e cioè i dipendenti, i fornitori non pagati, i clienti che restano senza forniture. Allora, questa è distruzione che è appropriata se l'impresa è già virtualmente morta, se vive solo non pagando i suoi creditori. Ma se invece l'impresa può rivitalizzarsi, questa è una distruzione che distribuisce anche un bene pubblico, una parte del sistema economico. Noi negli ultimi 2 anni abbiamo riportato in bonis 40.000 debitori che erano debitori problematici, che non pagavano regolarmente. Allora, questo è il tipo di risanamento sul quale la banca intende impegnarsi. Ma nessuno può obbligare una banca invece a salvare un'altra banca. Non si è mai visto un mobilificio che
consegna una cucina ai clienti del concorrente che è fallito, che aveva preso l'anticipo, la cucina non la consegna. Non si fa. Oltretutto credo che neanche l'autorità per la concorrenza sarebbe contenta di operazioni del genere. E quindi non lo faremo. Grazie Grospietro. Volevo provare a concludere facendo una domanda a Buti e una ancora a Rossi. A Buti, lei che è a Bruxelles e quindi al centro, diciamo, di quello che sta accadendo, di fronte alle tensioni esterne e interne all'Unione Europea, come si crea davvero questo panorama? Cioè è un wishful thinking pensare che si crei un panorama in cui non siamo di nuovo con le spalle al muro e col burrone di fronte, come lei diceva prima. Che futuro vede fuori dal suo ruolo istituzionale, se può fare un passo fuori dal suo ruolo istituzionale? No, è chiaro che non ci auguriamo che di essere di nuovo messi con le spalle al muro per trovare quel coraggio che di solito si trova in quelle condizioni. No, noi siamo ovviamente consapevoli, e qui il ministro Padoan l'ha detto precedentemente, che c'è un calendario elettorale che spinge, come dire, quasi naturalmente a un'attenzione molto domestica dei paesi. Lo vediamo nel dibattito incluso qua in Italia, così come in altri paesi. Diciamo, in termini generali, il ruolo della Commissione europea è quello, se mi passa un'espressione, di, come dire, cercare di allungare l'orizzonte temporale dei governi. Questo è quello che cerchiamo di fare, perché di solito i governi, come insomma gli economisti dicono, hanno un elevatissimo tasso di sconto, cioè ottimizzano per fino alle prossime elezioni o fino al prossimo referendum, fino al prossimo appuntamento elettorale. Noi quello che cerchiamo di fare è di fargli vedere quello che una serie di decisioni implicano in termini più diciamo più allungati. E io devo dire chiaramente, un'esperienza ormai molto lunga a Bruxelles, le questioni europee e il valore aggiunto dell'Europa si identificano e si materializzano soltanto se uno guarda al di là delle fibrillazioni politiche del giorno per giorno. Quindi che cosa abbiamo di fronte a noi? Abbiamo una necessità di rispondere a domande di nuovi beni pubblici europei. Piercarlo Padoan lo diceva precedentemente. Con Brexit, con i populismi che si scatenano in varie parti d'Europa, con andate e ritorno fra di là dell'Atlantico, la percezione quasi naturale nel dibattito è che adesso sia il momento dello Stato sovrano. Regain control, questo è quello che i Brexiteers dicevano prima del referendum. Si dà quasi per scontato che come dire, la domanda sia di non Europa. Ma in realtà, se andiamo a vedere anche gli ultimi eurobarometri o altri sondaggi, è che questo non è vero. Cioè, c'è una maggioranza nei paesi abbastanza sostanziale, fra 60-70%, per esempio, su una politica di sicurezza comune, su un esercito europeo, sull'elezione diretta del presidente dell'Europa, chiamiamolo così. Quindi c'è una, come dire, una necessità di rimettere insieme, di far incontrare domanda di Europa e offerta di Europa, al di là di quelli che sono, come dire, i beni pubblici europei tradizionali che abbiamo fatto fino adesso. Nello stesso tempo io credo che sia assolutamente essenziale mostrare ai leaders europei che non si può lasciare al centro dell'Unione Europea, che è la zona dell'euro, non si può lasciare un'architettura incompiuta per questo.
È chiaro che bisogna rompere diverse uova per fare l'omelette. Quindi noi nel libro bianco, lo ripeto di nuovo perché c'è un elemento credo importante anche simbolicamente, il 60° anniversario della creazione dell'Unione a marzo prossimo, cercheremo di dare un punto di incontro che permetta ai governi di ritrovarsi sapendo che in qualche modo ci si ritrova un po' nel mezzo, per cui non è che se si sta seduti in angoli estremi non si progredisce, invece bisogna trovare di nuovo una volontà comune per farlo. C'è un elemento volontaristico in questo, è chiaro, ma l'Europa è fatta di volontà, la ricreazione, non ricreazione, è finita la ricreazione, ma la creazione di nuovo di fiducia reciproca deve essere lì fra istituzioni e governi e soprattutto fra Europa e cittadini. Qui la mediazione dei governi e della classe dirigente è fondamentale, perché mentre nel passato in qualche modo noi accettavamo anche come Commissione europea, come istituzioni europee, di essere in qualche modo i capri espiatori, perché dicevamo che ci sono da fare delle cose che erano inevitabili e poi di prendersi un po' anche la responsabilità e la colpa per questo. Adesso, dopo la crisi, con il deterioramento che c'è stato nella fiducia nei confronti dell'Europa, io credo sia irresponsabile da parte dei governi e da parte in genere della classe dirigente dire ecco, questo è Bruxelles, un Bruxelles generico, è colpa dell'Europa, quando in realtà sono i veti nazionali e non le proposte della Commissione che bloccano e non fanno prendere certe decisioni. Ho capito, grazie Butti. Pietro. Lasciatemi dire una cosa da economista brevissima. Talvolta si tende a sovrapporre il rapporto che i cittadini europei hanno con le istituzioni europee con un fenomeno molto più generale, e che è il rapporto che i cittadini dei paesi sviluppati hanno con le loro istituzioni. Questo è un secolo in cui si sta verificando una redistribuzione della produzione del reddito e della ricchezza epocale, che capovolge ciò che è avvenuto nei secoli precedenti. La globalizzazione sta redistribuendo la ricchezza in un modo un po' meno diseguale. Noi continuiamo a parlare di crisi quando il mondo continua a crescere al 3% l'anno, che è un tasso secolare del tutto rispettabile. Il problema è che i cittadini dei paesi sviluppati vedono gli altri che crescono molto più in fretta, che si appropriano di parte delle loro produzioni e che poi all'interno del paese si allargano i ventagli, e qui sarebbe molto difficile, ci richiederebbe più tempo spiegare perché la globalizzazione comporta anche questo, ma insomma la sostanza è che vi sono dei fenomeni di natura globale ed epocale che investono tutti i paesi sviluppati, e all'interno di questi paesi è fatale che la popolazione in parte attribuisca la responsabilità dell'insoddisfazione alle istituzioni vigenti. In Europa c'è una grande istituzione che è nuova, che guarda caso si è andata costruendo negli ultimi decenni, e quindi si tende a sovrapporre l'insoddisfazione per ciò che sta avvenendo con il rapporto invece con queste istituzioni, senza le quali noi saremmo completamente travolti da quel processo di cui parlavo. Grazie Grosspietro. Volevo approfittare di Rossi per un'ultima domanda di lui come banchiere centrale. Allora, per capire due cose. Uno, se di fronte al simmetrico montare di populismi o comunque tendenze ben diverse dal passato, come in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, lei vede in qualche modo a rischio, c'è una preoccupazione di un rischio di cambio dell'indipendenza delle banche centrali.
E la seconda domanda invece riguarda la BCE più nello specifico, che almeno vista da queste parti delle Alpi è forse negli ultimi anni l'unica istituzione europea che abbia lavorato bene, mi viene da dire troppo bene in alcuni casi, perché poi il quantitative easing ha forse evitato delle riforme che alcuni paesi avrebbero dovuto se non intraprendere. Ecco, mi chiedo sul quantitative easing e sulla politica della BCE. Da una parte, se i cambiamenti politici di Gran Bretagna e Stati Uniti potranno influenzare in qualche modo la politica della BCE, e più nello specifico se una tendenza inflazionistica che invece sembra ripartire in qualche modo, non in Italia, porti al rischio di una politica monetaria meno accomodante della BCE, che per l'Italia sarebbe molto preoccupante. Domanda ampia, articolata e confusa. Mi affido alla sua risposta per la chiarezza. Soprattutto molte domande in una. Allora, provo intanto a rispondere alla prima sulla indipendenza delle banche centrali, se è minacciata dalle ondate di, chiamiamolo come ci pare, populismo, demagogia. C'è molto dibattito anche lessicale su questo. Ricordiamoci che l'indipendenza delle banche centrali è una conquista relativamente recente. Il paradigma teorico che ha portato a riconoscere come valore, come bene pubblico, il fatto che la banca centrale intesa come istituzione che regola la moneta e la politica monetaria, allora il fatto che questa istituzione debba essere indipendente dal potere politico, si è fatta strada questa idea molto lentamente nel corso del tempo, e alla fine il paradigma teorico, la letteratura che ha sancito questo è degli anni 80. La BCE, essendo l'ultima nata fra le banche centrali del mondo, è quella il cui statuto porta questa idea della indipendenza alle sue conseguenze massime. Quindi effettivamente la BCE è la banca centrale più indipendente e più autonoma che ci sia al mondo. Sta di fatto che dopo la crisi finanziaria globale e in particolare dopo la crisi del debito sovrano, la BCE si è trovata anche a giocare un ruolo centrale nel compito di colmare il divario fra domanda aggregata effettivamente espressa dalle economie e offerta, che è diciamo, la funzione tipica di stabilizzazione delle politiche macroeconomiche. Dico politiche al plurale perché a tutte e due le politiche è richiesto questo. In Europa è la politica monetaria che ha portato sulle spalle questo peso, si può dire da sola, lo diceva molto bene Marco Buti, la Banca Centrale Europea è stata forse lasciata troppo sola. Mario Draghi lo dice continuamente, almeno da un anno a questa parte, forse da due anni a questa parte, essendo lui quello che col famoso whatever it takes ha iniziato questo compito che la BCE si è data di salvare le economie europee dalla recessione, di schermarle perlomeno dalle conseguenze della recessione, di tentare un recupero più accelerato delle economie stesse, nel pieno rispetto del proprio mandato, che ha al suo centro la stabilità dei prezzi. Quindi la BCE ne ha fatto una questione di spettro deflazionistico, quindi è per battere la deflazione, non per diciamo, ravvivare le economie, però di fatto la conseguenza del fatto che la BCE ha inteso portare fino in fondo la sua missione istituzionale di difesa della stabilità dei prezzi e quindi di, come dire, di dissipazione dello spettro della deflazione che a un certo punto si è affacciato e tuttora in qualche misura è presente nell'area dell'euro, ecco, questo fatto
diciamo, come effetto secondario e comunque non esplicitamente voluto dal vertice della BCE, ha diciamo, dato una mano, per dirla adesso non in gergo ma con linguaggio colloquiale, alle economie reali. La sua seconda domanda, cioè se i fatti nuovi a cui abbiamo assistito negli Stati Uniti, prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, Brexit e il nuovo presidente, possano cambiare le cose, diciamo scompaginare le carte e quindi modificare la stance di politica monetaria, questo primo lo deciderà il Governing Council della BCE, certo non Salvatore Rossi, in quest'aula pur molto autorevole e paludata. Secondo, più fuori di scherzo, fuori di metafora, cioè vedremo, dipende, siamo sempre lì. Davanti alla BCE c'è la questione prezzi, dinamica dei prezzi nel futuro, breve, medio. Se lo scenario si modificherà anche per effetto delle novità politiche, quindi di politica economica che vediamo in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, allora sì, allora si modificherà la stanza, però l'indipendenza, ecco, per tornare al punto, in questo si esercita. Cioè l'istituzione BCE persegue il suo mandato statutario, indipendentemente da quello che accade nella sfera politica. Poi quello che accade nella sfera politica può avere influenze sugli scenari dei prezzi e quindi innescare una reazione da parte del Governing Council della BCE. Se questo accadrà, vedremo. Ho capito. Benissimo, ringrazio anche Rossi, mi sembra che i tempi li abbiamo consumati tutti alla fine, quindi ringrazio i nostri tre intervenuti ancora per le loro parole che non dissipano l'incertezza di cui ci parlava Padoan all'inizio, ma con questa dovremo fare i conti e cercheremo di farceli. Grazie. Del voto, esatto, è al sud, per cui è solo mezzo.